festa di San Nicola da Tolentino, che ricorre proprio oggi, 10 settembre. Colgo l'occasione, tanto anche di ringraziare personalmente la signora Carola Moretti, che, a cui passerò il microfono, che darà un'ulteriore informazione a tutti voi. Buonasera. Sono io che ringrazio di aver avuto questo onore di avere nel nostro giardino la celebrazione della messa di San Nicola, e ricordo a tutti che sabato dalle 17 alle 21 ci sarà Echi di Antiche Leggende, che è una bellissima iniziativa organizzata dalla compagnia Piccoli Passi, e dove sarà possibile vedere, ascoltare storie, leggende, proverbi e rappresentazioni appartenenti al passato, e quindi invito tutti a venire perché è un'occasione da non perdere. È già la terza edizione, sono bravissimi, sono tutti volontari e sono veramente in gamba. E l'ingresso? L'ingresso sarà di fianco alla chiesa di San Nicola, il cancello sarà aperto e quindi biglietto. Poi ci sono tutte le indicazioni, saranno accompagnati. Ecco, so che questa iniziativa è a ciclo continuo, giusto? È a ciclo continuo, sì, dalle 17 alle 21 si può arrivare a qualunque ora, perché le rappresentazioni vanno avanti a ciclo continuo, quindi in varie parti del giardino, in casa, in varie parti del vigneto, e quindi si può vedere un po' qua un po' là. Devo anche ricordare che domenica 15 ci sarà un'altra domenica di apertura del gruppo di dimore storiche che ha costituito Domeniche per Ville, Palazzi e Castelli. Sono aperte varie ville, castelli e dimore storiche della Bergamasca, e in particolare la Villa Vitalba sarà aperta alle 14:30, alle 16, alle 17:30, con una visita guidata da Tosca Rossi, che è una guida abilitata dell'Antenna Europea del Romanico, bravissima, che condurrà i visitatori attraverso le sale della villa, poi attraverso il vigneto nel convento, e terminerà con una degustazione dei vini Lorani Cernusco. Perfetto, quindi dalle Mini News ringraziamo ancora Carola. Grazie a voi, grazie a voi.